Salve, salve, eccolo qua, questo è un bellissimo libro, Dolore, di Zeruya Shalev, autrice israeliana, ambientato il libro fra Gerusalemme e Tel Aviv. Parla di una donna, quasi cinquantenne, che 10 anni prima ha subito un gravissimo incidente. Si trovava proprio vicino, stava sorpassando un autobus che è esploso. E dentro c'era un terrorista che si è fatto esplodere e lei è stata sbalzata fuori dalla macchina, ha avuto una serie di problemi molto gravi di operazioni, è stata praticamente un anno fra letto e ospedale. Questo è successo 10 anni prima del racconto. Dopo 10 anni, in qualche modo, a lei tornano, riaffiorano dei dolori fisici determinati da questo vecchio incidente. Non soltanto tornano dei dolori fisici, ma trova, casualmente, perché il medico che si occupa di terapia del dolore dove lei va è una sua vecchia fiamma, cioè è un ragazzo che l'ha abbandonata quando lei aveva 17 anni, causandole un trauma terribile che le ha fatto fatica a sopportare, a superare, no? Allora lei si trova in questo periodo con il ritorno dei dolori fisici dell'incidente che ha avuto, che la obbligano a prendere molte pastiglie e quindi anche il suo lavoro ne risente. Lei è direttrice o preside di una scuola in Israele. Quindi prima questo, poi ritorna questa persona, lo rivede questo medico e si instaura subito un qualche cosa che è un dolore, perché chiaramente li ricorda il loro, ma al tempo stesso quasi la voglia di riprendere dei rapporti che si erano fermati. Si vedono, si riconoscono e si instaura un rapporto fra di loro. Poi c'è il marito, lei è sposata con 2 figli, un figlio e una figlia, e ci sono dei problemi, emergono soprattutto in questo periodo sul quale appunto insiste il romanzo, dei problemi familiari. Poi ha una figlia che ha 20 anni, che 10 anni prima, quando lei ha avuto un incidente, è stata in qualche modo poco considerata, no? La madre non è stata in grado di fare la madre per la figlia e questo ha creato dei problemi di rapporto fra le due molto, molto seri. E tant'è che la figlia è ribelle e sceglie di fare una vita molto diversa da quella che loro si aspettavano e quindi insomma la madre ha a che fare anche con questo. Ecco, quindi diciamo che c'è una situazione dove questa donna che ha del dolore che si ripresenta, il titolo dolore è determinato non soltanto dal fatto che appunto parte ricordando i dolori, ma questo medico che lei ritrova e che non vuole che il marito sappia che esiste, che ha ritrovato, lei lo segna nella rubrica telefonica sotto il nome di dolore, che quindi ogni tanto ricompare la parola. Quindi c'è questa donna che, dolorante fisicamente, si trova in una situazione estremamente impegnativa come moglie, come madre e come possiamo dire aspirante amante, possiamo chiamarla in questo modo, la sua volontà o idea di ricominciare con questo medico, no? E quindi questa donna si arrovella in tutta una serie di decisioni che sono estremamente difficili, che sono estremamente dolorose per quello che vogliono dire, no? E quindi va a fondo. Ecco, l'autrice riesce ad andare a fondo dell'anima di questa donna in un modo veramente, veramente eccezionale. Questo libro si legge veramente bene, non è grandissimo, lunghissimo, e proprio ti prende. Non è assolutamente un libro da leggere la sera per addormentarsi oppure così in modo non attento. È un libro bellissimo, lei scrive benissimo questa donna. Io avevo già letto precedentemente di questa autrice un altro libro, Stupore, eccolo qua, prevedo di averlo recensito ma non l'ho recensito, e anche in questo libro, che vi consiglio al pari di questo, parliamo di una donna che si trova di fronte a delle scelte estremamente importanti
della vita. Stiamo parlando di scelte di vita, di morte, di futuro, di benessere o di malessere. Ecco, un libro impegnativo, se per impegnativo intendiamo che ti prende. Tu entri in questa storia e fino alla fine non puoi staccartene. Io l'ho letto abbastanza rapidamente. Sapete, delle volte i libri si iniziano la sera, ma però si passa subito a leggerli di giorno, perché non è un libro che puoi leggere e lasciare lì per troppo tempo. È lì che ti guarda e durante le 24 ore della giornata è lì che ti dice: beh, mi hai lasciato qua. Veramente, assolutamente da consigliarsi. Ovviamente io non vi racconto cosa succede dentro questo libro, vi ho dato... Questi sono gli spunti, queste sono le linee all'interno delle quali si muove il comportamento di questa donna, ma non mi sogno nemmeno di darvi altre informazioni. Per quanto riguarda poi Stupore, vabbè, ve lo leggete, adesso non ho voglia di recensirlo, ma anche quello è bellissimo. Eccolo qua, Dolore. Ah, vedo adesso che cosa gli ha scritto Alessandro Piperno, l'autore italiano che conosciamo. Scrive in un modo libero, sensuale e impetuoso, e questo è impetuoso. Che mi colpisce e mi convince completamente. Bene, buona lettura.